Varsavia e Budapest nel mirino dell'Unione Europea. A Strasburgo il Parlamento Europeo ha votato una risoluzione che denuncia il deterioramento dello Stato di diritto in Ungheria e Polonia. Bruxelles sembra non riuscire a riportare questi due paesi in linea con i valori fondamentali dell'Unione Europea. La questione dello Stato di diritto inoltre crea fratture all'interno del Partito Popolare Europeo, famiglia politica del premier ungherese Orbán, che ha votato in larga maggioranza a favore della risoluzione parlamentare. Una manifestazione senza precedenti di solidarietà nel mondo giudiziario. Giudici di tutta Europa hanno marciato insieme sabato in Polonia per protestare contro un pacchetto di leggi che minacciano l'indipendenza dei giudici polacchi. Le istituzioni europee premono Varsavia per fermare la riforma giudiziaria, ma senza successo. Una delegazione di giudici polacchi si è recata al Parlamento europeo a Strasburgo per raccontare in che stato versa la giustizia nel paese. The aim of the so-called reforms is not L'obiettivo della cosiddetta riforma non è quello di far funzionare meglio la giustizia. La verità è che le riforme colpiscono i giudici e vogliono renderli più dipendenti dal potere esecutivo e legislativo. E questo è davvero pericoloso. La Commissione europea ha deciso di aumentare la pressione e ha chiesto alla Corte di giustizia europea di ordinare la sospensione del sistema disciplinare applicabile ai giudici polacchi. Ciò non è stato accolto con favore dai deputati del partito politico al governo in Polonia. L'idea stessa che la Commissione europea intervenga nel processo legislativo di uno Stato membro è semplicemente scandalosa. Bruxelles è anche preoccupata per la situazione dello Stato di diritto in Ungheria, dove continuano le proteste contro il governo. La presidenza croata dell'Unione Europea vorrebbe terminare la procedura prevista dall'articolo 7 del Trattato dell'Unione Europea che difende lo Stato di diritto entro questo semestre. Il partito del premier Orbán però non sembra spaventato. Sono i benvenuti, che lo facciano il prima possibile, afferma questo eurodeputato. Il governo ungherese sa che il Consiglio non otterrà mai la maggioranza dei voti per comminare sanzioni, perché Varsavia non voterà mai contro Budapest e viceversa. Una situazione difficile per l'Unione Europea. L'Ungheria e la Polonia sono due buoni esempi di come l'Unione Europea può andare in mille pezzi se non prestiamo attenzione.